non sono un ipocrita e dico le cose così come la penso. Si sta osannando il nostro ministro Remo Gaspari, che qualche giorno fa è deceduto, ma io, scusate, sono un po' in controtendenza, ma non perché non bisogna parlare di certe situazioni, però insomma il ministro Gaspari, io non lo scorderò mai, ha portato a una cosa che oggi ne paghiamo le conseguenze. Le baby pensioni non le ho inventate io, le ha inventate quel periodo e purtroppo quel governo, e oggi bisogna fare autocritica di questo, perché non tutte le cose poi funzionano. Con la fiducia, ho il sospetto, con la fiducia abbiamo dato le finanziarie. Significa, voglio dire, sì, la democrazia, il problema è che bisogna trovare un equilibrio giusto tra il costo della politica e i privilegi, e mi pare che Monti, una delle prime affermazioni che ha fatto, che io condivido, è quella di dire che bisogna abbattere i privilegi sono quelli della politica, sono quelli della casta, chiamatela come volete, ma ci sono tanti privilegi che si annidano nel nostro paese e che non lo fanno sembrare normale, allora bisogna fare le riforme, bisogna fare le riforme strutturali. Vedo due, anche forse di più, gravi vari su tre perderanno l'unica certezza di via garanzia non di noi poveri cristi né del popolo italiano, a garanzia delle banche europee e delle multinazionali e finanziarie soprattutto mondiali. Lo vogliamo capire questo, Monti? E io sono d'accordo che il sacrificio per salvare l'Italia lo dobbiamo fare tutti, ma a quanto pare saremo solo noi a farlo, e questo è il problema. E Monti non ci garantisce proprio per un cavolo. Sarà a voi, se parteciperete al prossimo governo, farvi sentire da questo punto di vista, perché non ha detto beh, e nessuno, compresi voi, quando i 20 miliardi sono stati tagliati a noi non si è alzata una voce. Ho il sospetto che perché nessuno ha capito di cosa si trattasse in realtà. Se i provvedimenti arrivano con la fiducia. Ho il sospetto. Guardi, con la fiducia abbiamo dato le finanziarie. Significa poco, perché il casino a livello di media nazionale si può fare. Però guardi il dibattito in aula, se noi abbiamo sollevato queste questioni. Esistono anche altri strumenti, che sono quelli usati dal Presidente del Consiglio negli ultimi 18 anni per gestire come vuole l'opinione pubblica, ed esistono proprio quegli strumenti per informare gli stessi disabili che non ne sono consapevoli, ma se nessuno esce per strada come fanno a saperlo? Io ho il sospetto che neanche voi, nessuno li si è reso conto di quello che passava tutto il giorno.